Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di The Enemy of Mine. Se il primo episodio vi è piaciuto tanto, allora questo episodio è arrivato. Se non vi è piaciuto, vuol dire che non apparirà mai. Comunque, iniziamo subito dalla campagna dove eravamo lasciati la scorsa volta. Abbiamo fatto i primi tre livelli. Il boss non è disponibile nella demo, però abbiamo il livello B2, C1, B2. Proviamo. Quindi altri due livelli nella demo. Abbiamo solo tre potenziamenti. Più che questo mi è piaciuto molto di più il Time Warp, ossia che li rallenta. Questo qua è il percorso che fanno. Tenderebbero ad andare per di qua, però se io gli metto un muretto gli faccio cambiare percorso. Gli faccio andare per di qua. E se gli metto il percorso anche... Ah, ma ce ne sono due core? No, perché due? Questo non mi piace per niente. Allora, abbiamo un nullifier che ci piaceva. L'idea quindi che vorrei fare è fargli fare proprio un bel zigzag qua in mezzo. Un nullifier per di qua, che era molto potente. Diamogli anche un lanciafiamme. Questo qua veramente lo metterei per di qua, che colpisce sia qua che qua, che ha un buon raggio. Però dobbiamo aumentargli il raggio e ancora il raggio, almeno la spara un po' di più. E fammi un tornado, però mi fai la stradina che va per di... Non posso metterlo di qua? Ok, sì, qui, qui e qui. Almeno fa il giro per di qua. Poi lo farò andare ancora più su. Così colpisce sia qua che là, che là, che su giù. E qua nullifier mi metti più danno nel tempo, almeno colpisci un po' di più. Vai. Allora, questo qua inizia già a sparare a tutti quanti e questo è buono. Se riusciamo... Oh, Dio, che mostri enormi che ci sono. Hanno tanta vita? Sì, troppa vita. Se mi dai anche più soldi nel raggio. Non attaccarmi il lanciafiamme. Naia. Aumenta la frequenza, attacca più velocemente. Ho dovuto mettergli una mina sotto. E lo sposta anche, no? Ah, perché viene spostato su tre corsie diverse. A questo non ci avevo pensato. Per questo potrebbe essere un grosso problema. Quindi i nemici sono ancora più forti e sono ancora più vicini. Aumenta di più. Aumenta i danni e aumenta... Aumentiamo i danni, vediamo se riusciamo a farli fuori. Mostri sempre diversi. Riesci a distruggerli tutti? Rallentali un po' di più. E se riesco a mettere anche soldi, qui arrivano tanti soldi. Qua arrivano tanti soldi, arrivano tanti soldi, stanno arrivando tanti soldi. Ok, è stato più facile questo di quell'altra. Aumenta anche il tornado. Quindi questa qua, visto che sto facendo tutta quanta l'altra strada, non la voglio più fare e mi viene di qua. Il mio problema è che vuole andare per di qua. Quindi il tornado non funziona di più. Se mettiamo un tornado un po' più centrale, almeno più o meno è sempre colpito. Questa qua le torri sono sbagliate. Facciamo qua tornado, colpisci più o meno. Ok. Questo qua, aumentiamogli i danni. Fammi ancora il tornado e aumentami anche il raggio. Non so perché mi piace così tanto il tornado, ma lo vedo potente. Ho altri 4 secondi per rallentare un po' tutto. Che almeno li distruggo tutti. Rallenta, 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 ok. E torna abbastanza in fretta quello del tempo qui rallentato. Quindi tutti passano per di qua. Sarebbe da mettere un muretto anche per di qua, così sicuramente fanno il giro per di qua. E qua un doppio giro non li prende nessuno. Questi qua cattivissimi comunque sempre, che vogliono uccidere i mie torrette assassine. Ripara, ripara. Con muretto fallo sempre andare per di qua. Vedo i nemici che arrivano, no. Sono sempre a caso. Che rallenta di più. Più danni e più area possibilmente. Sono tipo esplosivi. Oi 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 coi laser. Cos'è sta roba? Rallentate un po' di più, rallentate un po' di più.
aumenta il raggio. Vabbè, questa qua è la prima ondata, c'ha... questa qua è quella che c'ha più strada da fare praticamente. Sarebbe da posizionare qualcos'altro anche per di qua, così che anche successivamente ce la facciamo. E facciamo quello che ignora gli scudi, l'arco, e lo proviamo. Facciamo questa qua, aumenta di più i danni. Ah, ce la facciamo questo qua. Allora, questo qua credo che ce la facciamo. Successivamente bisognerà mettere più... aumentami il raggio, perché... ok, almeno sto qua fa danni. E 200 di zona. Bene, bene. Bene, sono contento. Quindi siamo di nuovo qua con l'ultima ondata. E io metterei tipo, se provate ad arrivare qui, vi distruggo. E mettiamo magari un altro... Nullifier per di qua, ferma i nemici. Allora, diciamo che non è male il fatto che possono... no, perdo le cose. No, non mi piace. Allora, questi qua sono acidi, sperando che non aumenta tutto quanto. Più soldi, rallentate di più, rallentate di più. Le nostre torrette sono... sono da riparare. Oddio, quanti sono, quanti sono. Questo qua è un mini core che fanno finta. Ah, guarda, uno da uccidere. E invece no. Quanti sono? Io ti metto tutte di queste qua, Tutte mine. Beh, le mine, se costano solo 30, è tanta roba. Siamo riusciti a fare senza essere mai distrutti. La Death Star è aumentata di livello 6. Credo che forse abbiamo l'ultima missione per questa demo. Queste qua sono quelle che mi piacciono, sì. Altre cose, no. Queste qua sono galleggianti. Qui, come vediamo, ci sono che salgono e scendono. E questa cosa non mi piace per niente. Secondo me c'è una base che sale e una base che scende. Ne arrivano solo 3, quindi non spendiamo tutti i soldi. Secondo me un lanciafiamme potrebbe essere adeguato per distruggere tutto. Non possiamo neanche mettere i muri, perché che ti metti i muri a fare? Fortunatamente ha un'area di danno in generale. Aumenta di più i raggi e i danni. No, 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 eccolo. Ok, ancora qua vengono... ce n'è uno grosso. Se lo metto qui lo verrà distrutto, ma... lascialo distruggere. Vai. Basta che non colpisci la mia torretta. Lascia stare la mia torretta, dai, su, lasciala stare. Perfetto, e distruggilo. Perfetto, bisogna risparmiare soldi. Ah, parte di quella là viene distrutta e si forma un altro percorso totalmente a caso. Questo qua non mi piace. Questo qua, ti dico già, non mi piace. Fammi fare il giro per di qua. Almeno lì colpiamo sempre di più. Ah, non so se sta qua rimarrà sempre. Questo è il mio problema. Perché secondo me a un certo punto sparisce. Ed è la fine. Dammi questo. Aumentami il raggio. La frequenza. I danni. E ancora il raggio. Almeno colpiamo un po' di più. Aumentami ancora la frequenza. E vediamo. Potrei metterne... allora, ce ne sono altri 10 che devono uscire ad ondate. Cos'è sto mostro qua? Cosa sono sti qua? Dammi più soldi per quello che fa. Ma no, 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 no. Aumenta i danni, aumenta i danni. Non vale che salgono e saltano tutto quanto sti cosi qua. Non mi piace per niente. Altra ondata. Cos'è sta cosa qua? Uno solo di questo qua, vediamo se riesco a dargli qualcosa. E solo 5. Però se li rallento... no, rallenta. Questi qua avevi detto che non colpiva più. Fammi un tornado allora. O è per dire che tra poco sto qua verrà di sommerso? Potrebbe essere per dirti che sto qua verrà sommerso. E quindi aumenta i danni, grazie. Questi qua non ho capito, perché vandano direttamente per di lì. Mi dà proprio fastidio. Ah, addio per sempre. Però forse le vende, e quindi ok.
Oddio, questi qua sono proprio cattivissimi, vogliono uscire, ci sono tantissimi round. Vanno dritto per dritto, fagli andare per di qua, sì. E dammi uno di questo qua, aumenta la frequenza, i danni, ancora la frequenza, il raggio, dammi un altro, fammi un tornado. Ok, se arrivi qua ti metto una mina. Vediamo, no, sono troppi però, sono decisamente troppi. Attiva l'abilità, fammi arrivare più soldi e di qua aumenta i danni. Più danni, più danni. Attaccano solo questo per qualche ragione. Ripara tutto. Questo qua praticamente tra poco al prossimo giro verrà distrutto. Però di base dovrebbe darmi i soldi. E io però facciamo che non me ne frega niente se mi dai i soldi. Questo qua ha tutti i danni che vuole. Questi qua costano troppo. Rallentameli. Aumenta di più l'effetto del rallentamento. E via. Spero che ci sia tipo due fasi. C'è lo scudo che è al 76%. E poi possono comunque... No, distruggermi. No, distruggermelo. Ripara. Riesco a riparare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questo qua è andato, però dovrebbe ridarmi i soldi. Altre due ondate. Praticamente bisogna sempre rifare tutto quanto il percorso. Amico, allora, tu sicuramente non mi vai dritto. E facciamo che mi fai il giro lungo. Mi fa il giro lungo. Fa il giro lungo. Rimuovi questo. E fammi il giro lungo. Ok, così entrambi passano per di qua. E quindi ciò posso dividere le ondate, più o meno. Voglio un altro nullifier per di qua. Bloccameli un po' di più. Più danni, più raggio. E così fermato per di qua, sto qua un buon raggio. E questo qua prossimamente vedo di potenziarlo. Riesci a bloccare. No, ma cosa sono questi volanti? Allora, fammi più soldi. Il rallentamento provo ad evitare se riesco. Questi qua cercano di curare, sono le cure per i nemici. E non è ancora l'ultima ondata, quella è la cosa peggiore. Aumenta di questo. E questo qua siamo al massimo. Ripara tutto quello che c'è da riparare. Abbiamo altri 264. Io metterei una mina per di qua, tanto per. E iniziamo con 100 in più. E vorrei mettere... Mettiamo questi qua. La fireball. Aumenta i danni. Rallentate, rallentate, rallentate. Ci servono che rallentate un po' di più. Ripara per 156, tutto è riparabile. Però durante la riparazione non attaccano più. Però, ok. Hanno fatto attivare la mina. Siamo all'ultima ondata. Io metterei proprio una fila di mine per di qua. Ripara tutto quello che c'è da riparare. E aumenta i danni della palla di fuoco. 70. Riesce a darmi altri... Ehi amico, vorrei 100 di raggio, grazie. Oi oi oi. Ah, sti qua praticamente si prendono tutte quante le mine facili. Io continuo a mettere le mine ovunque. Allora, le mine le trovo estremamente potenti. Perché attaccano ad area e... E ti fanno comunque, se riesci a distruggere un nemico o un gruppo di nemici, te ne danno tanti soldi. Quindi, 5 stelle, forse 4, perché ci ha attaccato le 3 stelle solo. Aia. Mi hanno attaccato poco, però. Questa qua è l'alfa. Non vedo l'ora dell'uscita. A me piace tantino. E vorrei prossimamente iniziare a portare un po' più di tower defense di questo genere, perché ce ne sono tanti tower defense. Tanto per stare nel tema del tower defense di VT6, magari riesco a farvi piacere un po' più la serie. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Anzi. Provo a rifarlo, vedendo se riesco a evitare di prendere tutte e 5 le stelle.
Ok, siamo all'ultima ondata con soldi normali e aumentiamo di più il raggio. Possibilità di fare qualcos'altro, se li metto per di qua fanno il giro per di qua, però mi attaccano di meno. Per di qua non mi interessa, massimo si potrebbe fargli fare per così, così entrambi si uniscono. E questo qua più o meno colpisce anche di qua. E le mine come non ci fossero domani praticamente. Tipo, si potrebbe già metterle qua. Rallenta tutto quanto. Dammi i soldi e mettere mine, tante mine. Perché le mine sono OP. Perché ti danno più soldi rispetto a quello che ci sono e no, le mine no, puoi vincere solo con le mine. Ai ai ai. È un po' eccessivo. E ce l'abbiamo fatta al 100% lasciando la vita dello sculo al massimo. 5 stelline. Yes! E questo qua ci dà altre cose e abbiamo finito comunque la cosa. Ho visto che c'è anche una roguelike mode, quindi con cose strane, e potrebbe essere quindi un terzo episodio. Scrivetemi nei commenti se volete vedere un terzo episodio, se raggiungiamo 100 like, tantissimi lo so, però porterò anche la roguelike mode. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo video di The Enemy of Mine. Ciao a tutti! Perfetto, fluttuando sull'aria scoppia i blunt. Manulax è il maestro con stile unico, gioca beat di 6 come nessun altro sa fare.